Buonasera a tutti. Oggi siamo qui per due importantissime notizie da dare al popolo italiano. Abbiamo davanti due importanti sfide. Una è quella della composizione del nuovo gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle della diciottesima legislatura e i risultati delle parlamentarie che comporranno le liste plurinominali per le elezioni alla Camera e al Senato arriveranno in serata. Prima di questo oggi presentiamo i 20 punti per la qualità della vita degli italiani che sono il nostro programma per andare al governo di questo Paese. Quando, quando, immaginate la vittoria, quando immaginate la vittoria del Movimento 5 Stelle, non dovete immaginare qualcuno che varca la soglia di Palazzo Chigi o qualcuno che entra in un Ministero o la sera in cui festeggeremo il risultato. Quando immaginate la nostra vittoria... Dovete immaginare i 20 punti per la qualità della vita degli italiani che diventano realtà per gli italiani. Il 5 marzo potremo svegliarci con un governo 5 Stelle. Questo dipende da voi, dipende da tutti quanti noi che siamo qui, dipende dai milioni di italiani che in questo momento ci seguono o che ci conoscono. Il nostro non sarà un governo come quelli che hanno governato in questi anni. Per me sono importanti due cose in una squadra di governo e di cui non possiamo fare a meno. La prima è sicuramente la competenza, la testa, l'intelligenza, la capacità, ma la seconda è il cuore. Perché se oggi ci troviamo qui, e siamo la prima forza politica del paese e vogliamo cambiare questo paese. È perché in questi anni chi ha governato non ha mai messo cuore, umanità nelle scelte che faceva. Mai. Quando hanno fatto la riforma delle pensioni per far quadrare i conti, nessuno si è mai chiesto che fine stessero facendo gli esodati coloro che lavoravano nei lavori usuranti e i giovani che dovevano entrare nel mondo del lavoro e non ci potevano entrare perché avevano aumentato l'età pensionabile. Non ci hanno mai messo cuore quando hanno fatto le varie riforme dei contratti di lavoro, per cui oggi ci sono il 33% dei contratti interinali che durano un giorno e dicono pure a quei ragazzi che stanno lavorando con un contratto che si rinnova ogni giorno, la nuova schiavitù, quella del 2017, del 2018, figlia delle varie riforme del precariato. Testa e cuore, questi saranno, questi saranno i requisiti della nostra squadra di governo. E vi chiedo un'altra cosa, e dovremmo diffonderla il più possibile. I cittadini italiani nei prossimi 40 giorni di campagna dovranno sopravvivere ad un bombardamento di slogan, ma noi dobbiamo dire ai cittadini italiani che non devono valutare le forze politiche per gli slogan di questi giorni, ma le devono valutare per quello che hanno fatto negli ultimi vent'anni, per come hanno governato. Non sono gli slogan. Quelli che fanno la differenza, è la credibilità e permettetemi di dirvi con un po' di orgoglio che noi arriviamo qui dopo cinque anni in Parlamento e in tante altre istituzioni con la credibilità che serve ad una forza politica che ha fatto quello che diceva. Ve lo avevamo detto cinque anni fa che avremmo fatto tutto quello che si poteva. Per rinunciare a privilegi, per rinunciare a quelle cose che ci facevano arrabbiare come cittadini italiani, che ci allontanavano dalle istituzioni. Vi avevamo detto che avremmo fatto la battaglia contro le forze politiche che volevano salvare i banchieri e non i risparmiatori. Vi avevamo detto che avremmo fatto la battaglia per difendere i giovani italiani dalle leggi sul precariato e gli imprenditori dalla burocrazia. Io oggi. Finisco questa legislatura da Vicepresidente della Camera senza aver mai toccato la mia auto blu, il mio volo di Stato, il mio vitalizio, il mio doppio stipendio, i miei doppi rimborsi. Mai! E questo ci dà la credibilità, questo ci dà la credibilità per presentarci agli italiani e dire che applicheremo queste regole a tutti gli altri, a tutti gli altri eletti nelle istituzioni. I 20 punti che sto per presentarvi dobbiamo andare a raccontarli a tutta Italia. So che qui ci sono tanti attivisti, tanti portavoce, tante persone che si sono date da fare in questi anni per diffondere le idee del movimento il più possibile. Adesso prendete questi punti e portateli a casa degli italiani. Raggiungete più persone possibili e raccontategli che cosa vogliamo fare per l'Italia con la credibilità di chi in questi anni dall'opposizione ha mantenuto le promesse stando in Parlamento. Il primo punto, via subito 400 leggi inutili. La nostra legislatura, quella in cui governeremo se vorranno gli italiani, la diciottesima, non dovrà essere una legislatura in cui si faranno tante leggi. Ne abbiamo già troppe di leggi, così tante che quando avete un problema non sapete più quale sia la legge di riferimento e l'ente che vi deve risolvere quel problema. Se veramente vogliamo disboscare questa giungla di burocrazia e complicazioni... Cominciamo con 400 leggi da abolire e iniziamo da tutta quella burocrazia che sta soffocando le imprese e non sta dando la possibilità di assumere nuove persone e di creare ancora più valore. Iniziamo da quello, con questo elenco che potrete anche voi implementare su legidaabolire.it che è un portale che abbiamo lanciato per permettervi di proporre la legge che in questo Paese ritenete inutile o dannosa da abolire. Il secondo punto smart nation, nuovo lavoro e lavori nuovi. Sta arrivando una rivoluzione tecnologica, noi ne siamo l'esempio, siamo una forza politica che è nata attraverso la rete, che si è sviluppata attraverso la rete, lo ha fatto spendendo pochi soldi proprio grazie a piattaforme come Rousseau, che oggi danno il nome anche ad eventi come questi. Eventi per cui vorrei ringraziare Enrica e tutti quelli che hanno lavorato all'organizzazione. Noi siamo nati grazie a persone, a una rete di persone che si è incontrata grazie alle nuove tecnologie, tecnologie che hanno sviluppato Gianroberto Casaleggio e suo figlio Davide Casaleggio, che è qui e che ringrazio. E grazie a un grande megafono di questo movimento. Adesso siamo in tanti a poter parlare, a poter radunare tante persone, ma c'è stato un tempo in cui solo una persona riusciva a radunarci tutti. Ed era ed è Beppe Grillo, che sarà sempre una parte fondamentale del movimento 5 Stelle. Le nuove tecnologie applicate al lavoro permetteranno all'uomo di produrre senza più fatica, ma questo non vuol dire che scompariranno i lavori, si trasformeranno. In questi giorni sono stato in diverse imprese del nord e del centro, tante stanno robotizzando i loro processi e quando parli con le aziende che forniscono i macchinari di industria 4.0... Quelle aziende ti dicono noi abbiamo bisogno di nuove figure professionali e non riusciamo a trovarle. E quando chiedevo a questi imprenditori ma cosa vi serve? Un nuovo corso di laurea all'università? Un nuovo master? Loro mi dicevano basta che ci mettete di nuovo in condizioni dignitose gli istituti tecnici e gli istituti commerciali che sono diventati la Cenerentola dell'istruzione italiana e invece possono produrre quelle professionalità che servono. Alla nuova generazione di imprenditori tecnologici che sta nascendo in Italia. Dopo Smart Nation e Nuovo Lavoro e Lavori, reddito di cittadinanza, rimettiamo l'Italia al lavoro. Questo concetto è strettamente legato ai nuovi lavori. Noi siamo gli unici qui che non vogliono dare soldi alle persone senza far nulla. Sono stati altri in questi anni ad elargire strumenti di finanziamento alle persone senza chiedergli nessun dovere verso lo Stato in cambio. Noi non daremo soldi a chi vuole starsene sul divano, non daremo soldi a chi non vuole fare nulla. Noi chiediamo con reddito di cittadinanza. Un percorso di formazione lavoro e riqualificazione lavoro. Devi passare la tua giornata a studiare per le professioni che stanno arrivando. Devi dare otto ore a settimana gratuite di lavori allo Stato perché, se lo Stato dà qualcosa a te, tu devi dare qualcosa allo Stato. E vogliamo liberare gli imprenditori di questo Paese dall'onere della formazione quando assumono un nuovo dipendente perché quando si assume oggi, la preparazione di quella persona che hai assunto la devi migliorare. Facendo formazione in azienda. Io ne ho incontrati tanti di imprenditori in questo periodo che mi dicono che non è possibile che pagano il 70% di tassazione e devono anche formare la professionalità che stanno chiedendo dopo che quella persona è passata per un centro per l'impiego, che è ridotto a pezzi in questo Paese. Allora, col reddito di cittadinanza permettiamo a chi perde il lavoro di trovarne un altro, permettiamo a chi è sotto la soglia di povertà di poter mantenere la propria famiglia nei periodi di difficoltà e permettiamo oggi a chi fa impresa di non avere l'onere di formare chi sta assumendo. Una famiglia in Italia che ha difficoltà merita l'aiuto dello Stato. Se una famiglia ha due figli, se una famiglia se un padre o una madre hanno due figli con meno di 14 anni e attraversano un periodo di difficoltà in cui sia lui che lei perdono il posto di lavoro. Non è possibile che lo Stato dica ad una famiglia del genere non sono problemi miei, trovati un lavoro. Devono avere un reddito che li sostenga mentre troviamo un nuovo lavoro a quelle persone. E quel reddito si chiama reddito di cittadinanza ed è rivolto a quei bambini che hanno difficoltà nelle loro famiglie e devono avere uno Stato dalla loro parte. Non solo persone in età lavorativa in difficoltà, c'è anche... La pensione di cittadinanza, l'abbiamo chiamata così, è una pensione di cittadinanza perché uno Stato in cui si dice che la soglia di povertà è 780 euro non è uno Stato civile se dà pensioni minime sotto la soglia dei 780 euro. Per noi il problema delle pensioni è un problema anche di povertà. Se andate, io sono stato qualche tempo fa a Milano, all'associazione Pane Quotidiano, lì distribuiscono pasti a persone in difficoltà. Mi hanno detto che il 70% degli italiani che vanno a quelle mense sono pensionati. Se noi oggi veramente vogliamo ridare dignità a chi ha lavorato una vita e deve almeno godere di un meritato periodo dopo il proprio lavoro di pensionamento. Non dovremo mai più permettere che in questo Stato ci siano pensioni sotto la soglia di povertà e quindi 780 euro a chi è solo, 1170 euro netti al mese per una coppia di pensionati. Si chiamerà pensione di cittadinanza. Questo è il nostro pacchetto fiscale. Lo presenteremo nei dettagli nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ci hanno lavorato... Tantissimi nostri parlamentari in questi anni in Parlamento, ma anche docenti universitar universitari, studiosi che ci hanno dato una mano. I punti fondamentali sono sicuramente la riduzione delle aliquote irpef soprattutto per il ceto medio, una nota taxaria fino a 10.000 euro. Aumentiamo la soglia della nota taxaria, una manovra shock per le piccole e medie imprese con la riduzione del cuneo fiscale. È vero che si sta robotizzando, ma è il made in Italy non potrà mai robotizzare i suoi artigiani. E se siamo, forti oggi, se siamo forti oggi come Paese, è grazie al fatto che in questi anni... Le nostre imprese, nonostante il 70 di tassazione, nonostante i livelli di burocrazia, ci hanno fatto diventare la seconda forza manifatturiera d'Europa e la prima per export in Europa. Solo che la politica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, non dovrebbe vantarsi di questi risultati, dovrebbe ringraziarli perché, nonostante loro, i nostri imprenditori ci hanno portato così in alto con i loro dipendenti. E se noi proponiamo, se noi proponiamo una riduzione del cuneo fiscale, una riduzione drastica dell'IRAP, è perché sappiamo che se vogliamo salvare il nostro Made in Italy dobbiamo renderlo competitivo. E in altri paesi europei, come abbiamo visto anche in questi mesi, in Spagna ad esempio, se tu assumi un dipendente a 1300 euro al mese, a te datore di lavoro costa 300 euro. Qui in Italia lo assumi a 1300 euro netti al mese, ti costa il doppio. E quindi che succede? Che le assunzioni scivolano sempre verso i contratti meno costosi. Non è una questione di precarietà, è di costo del lavoro. Abbassiamo il costo del lavoro e potremo dare più diritti ai lavoratori, più diritti ai dipendenti. E l'IRAP è una battaglia che portiamo avanti da 5 anni. Eliminiamo i finanziamenti a pioggia che piovano sulle piccole imprese che vanno sempre agli stessi e con quei soldi diamo la possibilità di abolire l'IRAP alle micro imprese, così tutte avranno una tassa in meno e tutte potranno competere sul mercato e vedremo chi sarà il migliore, quali saranno i migliori. Inversione dell'onere della prova, lo voglio dire chiaramente, questo è un paese in cui le cosiddette leggi anti-evasione hanno sempre colpito chi le tasse le pagava e mai gli evasori. Si è continuato continuamente, si è fatta sempre la stessa cosa, siete tutti disonesti fino a prova contraria e per 100 giorni l'anno mi dovete produrre scartoffie per dimostrarvi che siete onesti. Allora invertiamo l'ordine della prova, voglio eliminare tutta questa roba che non serve a nulla, che sta soltanto bloccando le imprese, i professionisti, i, lavori, i lavoratori individuali. Per me gli italiani sono onesti, e se qualcuno sta facendo il furbo, non lo verifico attraverso le scartoffie che mi deve inviare, i controlli in azienda. Si fa in un solo modo, unendo le banche dati della pubblica amministrazione. Questo dobbiamo fare, cosa che non hanno mai voluto fare, mai. E allora. Tutta quella burocrazia e tutti quei vincoli, lacci e lacciuoli li vogliamo eliminare. Studi di settore vanno aboliti. Split payment va abolito. Redditometro va abolito. Esiste ancora anche se non lo si usa. Spesometro va abolito. E poi uniremo le banche dati e vedremo se c'è qualcuno. Sicuramente che sta facendo il furbo, ma forse potremo scoprire qualcuno che hanno sempre nascosto in tutti questi anni. Anche perché la lotta all'evasione la fa prima di tutto uno Stato che non fa un decreto legge una volta ogni due anni per far rientrare i capitali mafiosi dall'estero al 5% con lo scudo fiscale questa è la nostra specialità permettetemi, taglia gli sprechi io non devo dirvi nulla su questo ne siamo la dimostrazione si può fare politica si può essere la prima forza politica del paese si possono governare 45 comuni e si può avere 2.000 eletti in tutta Italia senza prendere lo stipendio in pieno, senza prendere doppi stipendi, senza prendere il vitalizio, senza prendere i rimborsi elettorali e senza avere finanziamenti dalle grandi lobby di questo Paese. Noi siamo la dimostrazione vivente che i tagli agli sprechi si possono fare. Iniziamo dalla politica, ma non solo. Una seria spending review. Ma non ci metteremo a portare avanti ancora la pantomima del commissario alla Spend Review. Li abbiamo avuti, hanno presentato progetti anche molto articolati in questi anni. Questi commissari alla Spend Review, alcuni li abbiamo conosciuti anche noi come parlamentari, che cosa facevano? Andavano dal presidente del Consiglio, gli portavano l'elenco e dicevano "Guarda che qui ci sono 8.000 partecipate in Italia, dovremmo cominciare a ridurne un po'" dovremmo cominciare ad accorpare i consigli di amministrazione a ridurre gli sprechi che faceva il presidente del consiglio invece di eliminare le società partecipate inutili eliminava il commissario la spending review l'abbiamo visto più volte bene gli studi sono stati già fatti quelle coperture sono state già individuate adesso è il momento di una forza politica che tagli veramente questi sprechi e per tagliarli non se ne deve nutrire e noi di questi sprechi non ci nutriamo, perciò siamo sicuri di poterli andare a tagliare e restituirvi un po' di soldi che sono stati sprecati in tutti questi anni nel bilancio dello Stato. Applausi sicurezza e legalità è un altro dei nostri 20 punti. Tutti parlano di sicurezza. Tutti parlano di sicurezza. Peccato che il centrosinistra parla di sicurezza ma ha fatto i decreti svuota carceri, che hanno rimesso in libertà un sacco di persone che dovevano stare all'interno delle carceri. E il centrodestra invece ha fatto le leggi ad personam per salvare qualcuno. Ma come effetto collaterale ha prodotto che tanti di quelli che dovevano essere puniti l'hanno fatta franca in questi anni. Allora, come vi dicevo prima, quando destra e sinistra parlano di sicurezza e legalità, non valutateli per le cose che vi stanno dicendo in questi giorni, ma per i criminali che hanno messo fuori dalle galere in questi anni o che non hanno mai fatto entrare grazie alle leggi che hanno fatto loro. Noi abbiamo una proposta anche abbastanza semplice. Se vogliamo ridare un po' di sicurezza a questo Paese dobbiamo riportare in organico le nostre forze dell'ordine. A loro va un grande grazie perché stanno lavorando senza, senza gli strumenti che gli servono. Sono persone che lanciano il cuore oltre l'ostacolo ogni giorno per provare a difenderci, ma abbiamo 10.000 unità in meno e le forze dell'ordine con l'età media più alta d'Europa e non è colpa loro ma è colpa di chi in questi anni invece di tagliare agli sprechi e mettere soldi sui concorsi delle forze dell'ordine ha fatto il contrario, ha tagliato ai concorsi e ha continuato a finanziare sprechi come i vitalizi, le pensioni d'oro, gli enti inutili e i loro accidenti di privilegi. Se veramente vogliamo invertire la rotta iniziamo con 10.000 nuove assunzioni. Stop al business dell'immigrazione, ci hanno fatto litigare quanto sull'immigrazione. Ogni volta che dici una cosa o sei di destra o sei di sinistra, e quelli di destra dicono che siamo di sinistra e quelli di sinistra dicono che siamo di destra. Ma in questo paese la gestione dell'immigrazione è stata un business condivisa fino ai vertici delle istituzioni, perché c'era qualche cooperativa, qualche associazione, qualche società qualche albergo che grazie ai famosi 38-48 euro al giorno si è arricchita e arricchendosi forniva i soldi alla campagna elettorale del partito di governo che non risolveva il problema dell'immigrazione perché continuava a prendere i soldi da chi ci speculava. Come si risolve? È un fenomeno complesso, io non voglio dare tutte le ricette ma due cose ce le dobbiamo dire. Dobbiamo essere in grado in maniera veloce di identificare le persone che arrivano e capire se hanno diritto d'asilo oppure no. In Italia ci vogliono due anni, la media europea è due mesi e per questo dobbiamo potenziare le persone che lavorano nelle commissioni territoriali, che fanno la valutazione di chi può stare qui e chi non può stare qui. E poi cooperazione internazionale, perché l'anno scorso gli italiani hanno speso 5 miliardi di euro quasi in accoglienza che hanno finanziato chissà quante. Organizzazioni criminali. L'ultima inchiesta del PM Gratteri che ci spiegava come l'andrangheta gestiva i centri d'accoglienza in Calabria e dava da mangiare ai migranti il cibo per maiali per tenersi i soldi che arrivavano al centro d'accoglienza. E allora, se veramente vogliamo affrontare il tema del business dell'immigrazione, io voglio utilizzare invece di quei soldi qui per un meccanismo emergenziale, utilizziamo un po' di quei miliardi di euro per fare cooperazione e sviluppo con i paesi di provenienza così che poi si possano anche fare rimparsi in paesi dove si sta meglio di come si è partiti. Tutela dei risparmi dei cittadini. Vedo, poi dopo vi presenterò Elio, ma tante persone, vedo Daniele Pesco, tanti che hanno fatto Alessio Villarosa la battaglia sulle banche. Le banche sono state il tema di questa legislatura. Per voi cittadini non ci sono mai stati soldi, ma dall'oggi al domani abbiamo visto venire fuori 20 miliardi di euro per salvare le banche. Sia chiaro, noi abbiamo a cuore il risparmio, non i banchieri. La Costituzione ci dice che dobbiamo tutelare il risparmio, non il padre della Boschi. Teniamolo ben presente questo. C'è tanta gente che è stata truffata dalle banche, ma è stata abbandonata dallo Stato. In una sera, di una domenica, in 25 minuti si vota un decreto, quello su quattro banche, tra cui Banca Etruria, e si azzerano i risparmi di centinaia di migliaia di italiani. Scopriamo poi che quelli stessi che in 25 minuti avevano distrutto i risparmi delle famiglie. Si erano premurati anche di fare una telefonata a Carlo De Benedetti per dire il decreto si fa e poi guadagnare 600.000 euro con una sola operazione bancaria. Quella persona, qualche sera fa, ha detto da Lilli Gruber che se dovessi vincere io sarebbe una sciagura. Sicuramente io la telefonata non gliela, farò, non gliela farei mai e non gliela farò mai. Quindi probabilmente. Saremo una sciagura per lui, ma noi stiamo con tutti gli altri imprenditori che veramente lavorano in, paesi, in questo paese non con i prenditori che, grazie alla politica, fanno soldi e lasciano a mare centinaia di migliaia di italiani. Risarcimento ai risparmiatori truffati, creazione della Procura nazionale per i reati bancari e una riforma. Per far sì che quando un italiano mette i soldi in banca, deve sapere se quella banca sta investendo in economia reale o sta andando a giocare i suoi soldi in borsa. Nulla contro i due tipi di banche, ma devono essere separati. La sanità si prende cura di te. Il tema della sanità è cruciale. I competenti della politica hanno fatto in modo che oggi 13 milioni di italiani non possano più curarsi per difficoltà economiche. Eppure la nostra Costituzione lo dice chiaramente, tutela il diritto alla salute, tutela la sanità pubblica, il servizio pubblico. In questi anni abbiamo visto, insieme a tanti nostri colleghi che lavorano in Parlamento sulla sanità, ci siamo sentiti dire i soldi non ci sono per la sanità, dobbiamo tagliarli e poi venivano fuori miliardate di euro per tante altre cose. Noi vogliamo cominciare di nuovo a mettere al centro la qualità della vita degli italiani e per mettere al centro la qualità della vita degli italiani e migliorargliela la sanità è un punto fondamentale. Più risorse e attraverso l'informatizzazione e l'organizzazione delle strutture sanitarie ridurre le liste d'attesa. Mi permetto di dirvi una cosa. La sanità non lavorerà mai per voi finché i vertici della sanità dipenderanno da nomine politiche. Dobbiamo metterci al lavoro per ridurre il conflitto di interessi tra manager e politica. 17 miliardi per aiutare le famiglie con i figli. Io vi dico questo: l'Italia è l'ultimo paese per nascite in Europa ma non ho mai creduto che fosse l'ultimo paese per voglia di fare figli. Non lo siamo, lo dice anche uno studio del 2015. Noi siamo il primo paese in Europa per voglia di fare figli, ma l'ultimo per nascite. La Francia è il primo paese per nascite in Europa. E volevamo capire perché. E allora siamo andati a vedere un po' le loro misure del welfare familiare e ne è venuto fuori una notizia interessante che loro investono il 2,5% del PIL nel sostegno a chi fa figli e fino al terzo figlio ti rimborsano asili nido, babysitter, pannolini, assegno di istruzione, assegno di mantenimento per tuo figlio fino al terzo figlio, fino al terzo anno di età. Allora i figli sono un atto d'amore, non è una questione di soldi, ma proprio perché sono un atto d'amore vogliamo che vivano sereni e per farli vivere sereni abbiamo bisogno dello stato soprattutto nei primi anni della loro nascita e della loro vita e per questo vogliamo investire 17 miliardi abbiamo calcolato per portarci a livello di investimenti del PIL della Francia nell'aiuto alle famiglie e cominciare con un modello francese di welfare a chi fa figli. Questa è una proposta partorita in questi anni io ci sono stato. Esistono le banche pubbliche per gli investimenti. Esistono in Francia, esiste in Germania, esiste in Spagna, le ho visitate tutte e tre. Che cosa fanno? Fanno quello che non fanno le banche private. Questo paese ha il 95% di piccole e medie imprese. Se le imprese devono investire, devono accedere al credito. E qui, nonostante in questo momento ci siano dei tassi bassi, degli interessi bassi, sul denaro, non riusciamo a far accedere le nostre imprese ai crediti. Che cosa vogliamo fare? Una banca pubblica per gli investimenti. E lo so che quando sentite pubblica tremate, ma dipende sempre se il board è indipendente o nominato dalla politica. Noi vogliamo darle un board indipendente per permettere. A chi vuole internazionalizzarsi, a chi vuole andare all'estero come impresa ma a vendere, non a spostare gli stabilimenti, a chi vuole fare nuovi progetti di impresa di accedere a dei crediti, io sono pronto a scommettere. Che quando partirà questa Banca Pubblica per gli investimenti, anche le banche private torneranno sul territorio a dare aiuto all'economia reale perché invertiremo quella che è la tendenza di abbandonare il territorio e spostarsi sulla finanza. Mm. Anche le banche private inseguiranno la Banca Pubblica per gli investimenti e permetteremo finalmente agli imprenditori in difficoltà di avere crediti e alle imprese che vogliono evolversi di farlo. Anche su questo non mi chiedete se lo faremo oppure no. Perché in questi anni i parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma anche i consiglieri regionali di questa regione, come in tante altre regioni, hanno tagliato i loro stipendi. Solo noi parlamentari abbiamo tagliato oltre 21 milioni di euro, li abbiamo messi su un fondo e abbiamo erogato microcredito a 7.000 imprese che danno lavoro a 14.000 italiani. È un piccolo passo, per carità. Questo è il progetto più grande. Lotta alla corruzione, mafie e conflitti di interessi. Se veramente quelli di prima erano competenti, oggi non ci saremmo ritrovati con questo programma qui. Il 416 ter, l'abbiamo votato in Parlamento, si chiama legge sul voto di scambio politico mafioso. Peccato, vedo Giulia Sarti qui di fronte a me, che quella legge è stata sabotata e non può essere utilizzata. Era una legge con un bel titolo ma con un contenuto inutile. Noi vogliamo fare una legge che ha quel titolo e ha anche quel contenuto per fermare il voto di scambio politico mafioso. Grazie a quel voto, e solo grazie a quel voto, il centrodestra ha battuto Giancarlo Cancelleri in Sicilia. Solo grazie a quel modo di fare voti, altrimenti oggi staremmo governando la Sicilia col 35% che abbiamo raggiunto in condizioni politiche difficilissime. E poi riforma della prescrizione. Possiamo decidere dal primo grado di giudizio, dalla, dal rinvio a giudizio, possiamo decidere quando far scattare la il blocco della prescrizione, ma non possiamo più pensare che si insegua la prescrizione perché chi vuole giustizia deve averla e deve avere tempi certi. Il Daspo per i corrotti: se sei un corrotto, se sei uno che avendo a che fare con la pubblica amministrazione o da dipendente della pubblica amministrazione sei finito in uno scandalo di corruzione, tu con la pubblica amministrazione non devi. Devi averci a che fare mai più, mai più. Che tu sia imprenditore o dipendente pubblico. E questi sono due punti che ogni volta che provavamo ad introdurre tremavano tutti. Gli agenti sotto copertura per i reati di corruzione. E le intercettazioni informatiche con i virus Trojan negli smartphone, negli iPad. Per i reati di corruzione. Andiamo avanti. Una giustizia rapida, equa ed efficiente. Per noi i tribunali devono lavorare al doppio del tempo di quello che stanno lavorando oggi. Se serve assumiamo nuovo personale o lo spostiamo da altri enti dello Stato. Se serve assumiamo nuovi magistrati, ma la giustizia deve funzionare in un Paese evoluto come il nostro e forte dal punto di vista imprenditoriale come il nostro. Green Economy, un'Italia 100% rinnovabile. E voglio dirvi una cosa su questo. Il movimento in questi cinque anni ha portato avanti tanti progetti, ma non ha mai illuso i cittadini che tutto si possa fare il giorno dopo le elezioni. Questo non l'abbiamo mai detto. Abbiamo sempre portato avanti dei programmi che hanno dei cronoprogrammi per arrivare a degli obiettivi. Ed è questo che dovete rispondere a chi vi dice non si può fare. Tutto si può fare, il punto è entro quanto tempo? Noi abbiamo programmato l'uscita dai carbon fossili totale entro il 2050. Ma nel 2021 usciamo già dal carbone e portiamo l'Italia a dei livelli di rinnovabili che merita, essendo uno dei paesi col potenziale più alto in Europa. Chi potrà mai fare un programma del genere e portarlo avanti in questo modo? Tutti ve lo proporranno, tutti vi diranno che vogliono arrivare ad un'Italia 100% rinnovabili entro il 2050. Ma nessuno potrà farlo se prenderà finanziamenti dalle compagnie petrolifere anche in questa campagna elettorale. Ed è chiaro che la green economy, l'Italia 100% rinnovabile, non è un tema legato solo alle sensibilità ambientali, ma sono posti di lavoro. Ogni miliardo di euro che metti in questo mondo crea 17.000 nuovi posti di lavoro. Ogni miliardo di euro che metti nel petrolio e nel carbone crea 500 posti di lavoro. Ormai è una questione di matematica, neanche più di sensibilità ambientali oppure no. Ed è questo che vogliamo dimostrare con un serio cronoprogramma. Riduzione del rapporto debito pubblico PIL di 40 punti in 10 anni. Tutti dicono. Che quelli che ci hanno governato erano quelli responsabili dal punto di vista dei conti. Peccato che hanno creato circa 200 miliardi di euro in più negli ultimi quattro anni di debito pubblico. E tutti ci dicono che dobbiamo sottostare ai vincoli europei per ridurre il debito pubblico. A me non risulta che in questi anni, stando in quei vincoli, abbiamo ridotto il debito pubblico. Anzi, continua a segnare nuovi record il debito pubblico. E segna nuovi record, nonostante abbiamo rinunciato alla pensione come italiani per tantissime fasce d'età. Abbiamo rinunciato ai servizi della sanità, dell'istruzione, del welfare. Tantissimo, a tantissimo abbiamo rinunciato. Ma il debito continua ad esserci. Altri paesi hanno risolto questo problema in un altro modo. Hanno fatto investimenti in deficit in settori ad alto moltiplicatore, l'economia cresceva, lo Stato aveva più gettito e ripagavano il debito. Questo io l'ho visto fare anche negli Stati Uniti qualche mese fa quando sono stato a Washington al Congresso e ho fatto la domanda da politico europeo: "Ma dove li prendete i soldi per fare questa riforma fiscale con cui portate al 15% la tassazione sulle imprese?". E loro mi hanno risposto: "Questa è la solita domanda che ci fate voi europei. Dove li prendiamo? Facciamo un po' di deficit per 4-5 anni, abbassiamo le tasse alle imprese, le imprese assumono di più, corrono di più, lo Stato ha più gettito e ripaghiamo il debito e continuiamo a, a finanziare la Misura in maniera strutturale. Io non dico che sia così semplice, ma la ricetta che abbiamo utilizzato fino ad ora è stata sbagliata. E vi dico un'altra cosa: non vogliamo rompere con l'Unione Europea, noi vogliamo andare a quei tavoli a chiedere quello che hanno avuto già gli altri paesi come il nostro, perché Francia e Spagna superano il 3% continuamente. E io mi devo sentire dire da Moscovici che il suo Paese ha superato il 3% e non era follia. Io che lo propongo insieme al Movimento 5 Stelle allora sono un folle. Peccato che non aveva letto il programma delle altre forze politiche che dicono la stessa cosa in Italia, perché tutti hanno capito che il modello del 3% non si regge in piedi e quindi tagliando gli sprechi, riducendo le spese improduttive, lottando contro la grande evasione fiscale e facendo anche degli investimenti in deficit quando serviranno in settori ad alto moltiplicatore infrastrutture, energia, sicurezza del territorio. Troveremo anche le risorse per ripagare il debito, ma soprattutto per migliorare la qualità della vita degli italiani. Ricordiamocelo sempre, il nostro non è né un programma di destra né di sinistra, è un programma che mira a migliorare la qualità della vostra vita, con idee di buonsenso che aspettiamo da 30 anni e oggi ci ritroviamo qui perché hanno fallito quelli di prima, quelli che la qualità della vita non ce l'hanno migliorata, l'hanno peggiorata agli italiani. Andiamo avanti. Quante vittime della buona scuola ho incontrato in questi anni? Quanti? Quando si era progettata la buona scuola e i primi mesi chi osava dire che era una follia veniva tacciato di essere un pazzo, perché quella era la buona scuola, come facevi a dire che era cattiva la buona scuola? Gli avevano dato questo nome fantastico, è diventato un incubo, è diventata un incubo per migliaia, centinaia di migliaia di insegnanti, centinaia di migliaia di persone che lavoravano nella scuola. Dobbiamo superarla. Io vi prometto che insieme supereremo la buona scuola e torneremo a dare a insegnanti e cittadini una scuola dignitosa. E non servono chissà quali riforme. Una scuola dignitosa è una scuola in cui mio figlio non cambia l'insegnante ogni sei mesi. È una scuola in cui non cade il tetto della scuola sulla testa di mio figlio ed è una scuola in cui si fa lezione non in classi pollaio, ma con numeri, numeri congrui al poter fare lezione per mio figlio e per l'insegnante che insegna a mio figlio. Questa è una scuola dignitosa. Dobbiamo raggiungere questi obiettivi. Ci siamo quasi. Valorizzazione e tutela del Made in Italy. Il Made in Italy è il nostro turismo, perché il turismo è beni culturali, ma il turismo è anche agroalimentare, è artigianato, eccellenze, quello che producono i nostri artigiani, le nostre aziende. E allora, prima di tutto, se vogliamo rilanciare il turismo in Italia e battere tutti in Europa, abbiamo bisogno di nuovo di un ministero del turismo, perché io non posso andare a Pechino, non posso andare a Pechino e trovare la pubblicità di un comune italiano che ha speso tutti i suoi soldi per la promozione turistica per mettere la sua pubblicità lì. Io voglio andare a Pechino e trovare la pubblicità dell'Italia con un sito italia.it che non ti faccia venire voglia di andare sul sito della Spagna o sul sito della Germania. Un sito che ci è costato 50-60 milioni di euro e che non riesce a raggiungere nessun obiettivo. Vogliamo unire il Made in Italy e il turismo? E allora il sito italia.it deve diventare il più grande portale di e-commerce delle nostre eccellenze, in modo tale che un turista possa già iniziare ad acquistare le nostre eccellenze del Made in Italy sul portale del nostro paese. E gli verrà voglia di venirle a provare qui in Italia, o gli verrà voglia di comprarle perché le approvate qui in Italia. Mettiamo in rete le nostre aziende, mettiamo in rete lo Stato e promuoviamo questo paese nel mondo come merita. Investimenti produttivi, 50 miliardi nei settori strategici, ve lo dicevo prima, innovazione, energie rinnovabili, manutenzione del territorio, contrasto al dissesto idrogeologico, adeguamento sismico, banda ultralarga, mobilità elettrica, un milione di auto elettriche entro il 2020, un milione di auto elettriche vogliamo portare in Italia, così da rilanciare anche l'industria del sud che sta chiudendo ed era un'industria legata anche... All'automotive, ma allo stesso tempo vogliamo investire nella sicurezza del territorio perché qualità della vita significa anche che non ti deve crollare una montagna sulla casa perché non abbiamo messo in sicurezza il nostro territorio. E per farlo, per farlo basta prendere un po' di risorse da ancora gli incentivi che voi pagate con le vostre tasse ai carbon fossili, 16 miliardi di euro che si pagano ai carbon fossili e milioni di italiani e di scuole degli italiani che rischiano in questo momento di essere travolti da una valanga, nell'era delle energie rinnovabili. Bene, una delle coperture che abbiamo individuato è togliere i soldi ai carbon fossili e mettere in sicurezza il nostro territorio perché non ci siano più degli episodi come quelli degli ultimi anni, cioè non si perda più la vita per la pioggia. Di questo stiamo parlando. E poi un'attenzione a chi deve andare in pensione. Siamo rimasti gli unici, eh? tutti volevano abolire la legge Fornero. Salvini si è venduto per qualche poltrona a Berlusconi e ha ritrattato. Quelli che la potevano abolire al governo non l'hanno abolita. Perché? Perché l'avevano votata. Guardate che questa è una campagna elettorale veramente singolare. Tutti ci vengono a dire che vogliono abolire le leggi che hanno già votato. Pensateci, la legge Fornero l'hanno votata, la Meloni, Berlusconi, il PD l'hanno votata. Salvini dice non l'ho votata e ti sei alleato con quelli che l'hanno votata. E adesso ci vengono a dire tutti che la vogliono superare. Vi rendete conto? Noi abbiamo un progetto, quota 100 e quota 41 per il superamento della legge Fornero, che significa che a 41 anni di servizio devi andare, 41 anni di lavoro devi andare in pensione, ma anche che la somma dell'età contributiva e dell'età anagrafica non deve superare il 100 e quindi ad un certo punto, anche se non hai l'età ma lavori da tanto, o hai lavorato nella tua vita, ma adesso hai un'età e non puoi aspettare di maturare i 41 anni contributivi. Devi poter andare in pensione. Questo non è un tema, questo non è, questo non è un tema che riguarda i meno giovani. Questo è un tema che riguarda i giovani. Perché se non mandiamo in pensione le persone, le a, i giovani non entrano nel mondo del lavoro, ricordiamocelo sempre, è una staffetta generazionale che vogliamo anche favorire attraverso strumenti come quella della staffetta generazionale che vogliamo introdurre. Questo sarà lo slogan della nostra campagna elettorale, partecipa, scegli, cambia, è la nostra storia. Abbiamo iniziato tutti così. Abbiamo iniziato così, abbiamo scelto di partecipare, abbiamo iniziato a cambiare questo paese e lo faremo dal governo, se vorranno gli italiani, se vorranno darci questa possibilità. E da qui, da questo evento, io voglio lanciare una sfida a tutte le forze politiche italiane diteci perché non siete disponibili a convergere su questi 20 punti diteci perché non siete d'accordo con i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani perché ve lo chiederemo la sera del 4 marzo ve lo chiederemo con un appello pubblico allora adesso permettetemi prima di tutto di fare un po' di Amarcord. Sono stati cinque anni in Parlamento importantissimi. In questi cinque anni ho sostenuto tanti di voi. Vedo tanti volti che sono stati eletti nelle istituzioni in questi anni e queste persone erano al mio fianco su un palco in giro per l'Italia, mi chiamavano, io andavo a fare la campagna insieme ad Alessandro, insieme a tanti altri volti noti e meno noti che sono qui, che hanno spinto le campagne elettorali. Di tanti nostri consiglieri regionali, sindaci, consiglieri comunali. E sta succedendo una cosa bellissima. Perché ormai sono 3-4 anni che giro-4 mesi che sto in giro per sia la campagna siciliana che poi per il Rally che abbiamo chiamato Rally anche per i ritmi che sta seguendo. Beh, questi mesi sono fantastici perché tutti quelli che ho sostenuto nella loro campagna e che sono stati eletti, e in qualche modo li ho incontrati due o tre volte su un palco, poi hanno iniziato il loro percorso nelle istituzioni della Repubblica. Adesso me li ritrovo che organizzano eventi per sostenere me e questo è bellissimo, è il nostro concetto di comunità. E ci sono: dal risultato delle parlamentarie, conoscerete i candidati per i collegi plurinominali della prossima. Per la prossima legislatura, la diciottesima. Questa è una legge strana, l'hanno fatta contro di noi, ma in questo momento, dai conti che abbiamo, potremmo anche triplicare il numero dei parlamentari, perché nella storia dell'Italia, quando fai una legge contro qualcuno, corre sempre quella legge contro di te, in un modo o in un altro. E non abbiamo soltanto i collegi plurinominali, ma anche i collegi uninominali. Vedrete dei nomi che usciranno nei prossimi giorni. Loro credono già di aver vinto negli uninominali. Invece. Dovete sapere che in questi giorni alcuni dei nomi che conoscerete la settimana prossima dei collegi uninominali sono stati contattati da leader dei partiti italiani per dirgli: Ti prego, non ti candidare con loro, ci rovini. <ride> Sta succedendo questo. Io stasera voglio presentarvi una parte di questi nomi che avete già conosciuto. Quindi la sorpresa dei nomi nuovi arriverà la settimana prossima. Avrete già conosciuto per una serie di ragioni, di stampa, ma anche di lavoro. Prima di tutto vi voglio ripresentare tre donne, Giulia Grillo, Paola Taverna e Laura Castelli. Dove sono? Ce ne sono, siamo stati in questi anni insieme. Abbiamo portato avanti tante battaglie insieme a tutti a tutto l'altro gruppo parlamentare, tutto il resto del gruppo parlamentare e loro tre rappresentano tre delle tante nostre ledi di ferro, come ho definito anche Roberta Lombardi che salutiamo, come Dario Violi che sono i nostri candidati alla Regione Lazio e alla Regione Lombardia. Sono tre delle nostre ledi di ferro che in questi in questa legislatura, la diciassettesima, hanno portato avanti tante battaglie. Paola, è inutile che vi dica quante ne ha portate avanti e su quanti temi. Con Giulia, non solo i temi della sanità, ma abbiamo seguito insieme negli ultimi... Negli ultimi mesi, soprattutto della legislatura, anche i Comuni 5 Stelle, nel team dei Comuni che ha cercato di coordinare il lavoro dei Comuni italiani che hanno un sindaco 5 Stelle, Laura si è occupata tra le altre cose delle coperture economiche di questo programma. Perché la domanda, la domanda dei prossimi mesi sarà: la domanda dei prossimi mesi sarà, ma i soldi dove li prendete per fare tutto questo? Una parte delle coperture sono già indicate nei 20 punti, ma pubblicheremo nelle prossime ore nei prossimi giorni le coperture dettagliate del nostro programma. Così poi speriamo, lo dico con tutta eh, la calma del caso, che la stampa vada a chiedere anche a chi sta promettendo le pensioni a 1000 euro il taglio, dove prende i soldi e dove individua le coperture. Io vorrei lasciare la parola a loro tre. Per un saluto e poi vi devo presentare altre quattro persone. Grazie, grazie a tutti, emozionata. Emozionata sono stati sono stati tre giorni importanti nei quali il Movimento 5 Stelle ha presentato e ha spiegato il programma che oggi Luigi ha illustrato in 20 punti. È stato un momento. Di formazione ed è il cambio di passo con il quale il Movimento 5 Stelle si presenta al Paese come forza di governo. Abbiamo illustrato oggi con Luigi in questi tre giorni 20 punti di programma che sono il sale. Per ridare al paese la voglia di andare avanti e di cambiare, ed è con questa voglia che invitiamo ognuno di voi ad essere presenti in questa campagna elettorale che ci vede contro coloro che ci hanno demonizzato, che hanno visto in noi lo spettro della fine delle loro malefatte. Siamo tutti uniti e dimostriamo al paese che con l'onestà, con la trasparenza e con tanto cuore. Come ha detto Luigi all'inizio, si può fare veramente il cambiamento. Io ringrazio ancora tutti per questa partecipazione e per l'onore di far parte di questo splendido Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie. Tanto saluto tutti e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e ovviamente chi ha reso possibile queste tre giornate meravigliose. Quindi Erika Sabatini e tutto il gruppo di attivisti che hanno sostenuto. Questa giornata allora io voglio, voglio ricordare con voi una cosa molto importante. Il programma è la cosa più importante non solo durante una campagna elettorale, ma anche dopo la campagna elettorale. Questo lo dico perché noi in Parlamento in questi anni abbiamo visto delle forze di maggioranza fare una politica che prendeva dei punti che erano assenti dal programma. E faccio un esempio per tutti, la riforma costituzionale non c'era scritto nel programma, la buona scuola di cui abbiamo parlato non c'era scritta nel programma. E così potrei fare altri mille esempi. Allora io ho visto per esempio gente in Sicilia votare per altre forze politiche e poi gli chiedevo scusa ma perché voti quell'altra forza politica? Qual è il programma di quella forza? E mi guardavo e mi dicevo boh. Allora questo è un programma... Secondo noi meraviglioso, dico ma magari forse siamo poco oggettivi nel dirlo, però ha due qualità importantissime che nessun altro programma politico può avere. Uno, la partecipazione, perché questo è un programma che è nato dalla partecipazione, che è stato votato online da milioni di iscritti e che hanno preso scelte fondamentali che potevano cambiare completamente la direzione del programma. Due, è un programma coerente. Perché i programmi nei vari punti politici devono avere una coerenza perché io non posso dire che promuovo la salute però nel frattempo finanzio le fonti fossili. E questo programma ha una coerenza perché nasce. Questo programma ha una coerenza perché nasce da un'intelligenza collettiva. E l'intelligenza collettiva promuove il bene collettivo naturalmente, senza nessuno sforzo e questo fa sì che quelle che possono essere spinte corporativistiche o di piccoli gruppi vengano meno automaticamente. Questo secondo me è un risultato meraviglioso e ne dobbiamo andare veramente orgogliosi e poi devo ringraziare Luigi perché è stato bravissimo a presentare questi 20 punti, è stato eh, Meraviglioso, semplice, diretto eh, e speriamo, e tutti dobbiamo imparare a esporlo in questa stessa maniera, in questi giorni, per fare capire ai cittadini italiani che il cambiamento è realizzabile solo da chi ha costruito questo programma con loro, cioè con i cittadini italiani. Grazie, vi saluto. Grazie. Grazie a tutti. In questi anni siamo stati le sentinelle del bilancio dello Stato, l'abbiamo tutelato per tutelare tutti quegli euro che tutti gli italiani, i lavoratori, le famiglie hanno pagato giorno dopo giorno delle proprie tasse con un grande sforzo e con una gran... un grande coraggio di mettere nelle mani di chissà chi e chissà come le avrebbe utilizzate. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni insieme a tutti i colleghi, che ringrazio, insieme ai professionisti, ai docenti universitari delle più grandi università d'Europa e del mondo, è stato quello di ripensare a un bilancio fatto di cose che servono, di riallocazione di risorse. In quei punti, in quei 20 punti che i cittadini vogliono e che voi avete scelto insieme a noi, con il coraggio anche di spostare quelle risorse quando ci si rende conto che quelle risorse qualcuno le ha messe in un posto sbagliato, e questo va fatto con il coraggio di uno Stato innovatore che ha in mente chiaramente gli obiettivi di missione e ha una responsabilità e una lealtà nei confronti dei cittadini. E questo io spero di farlo insieme a tutti quanti noi che ormai siamo una famiglia, perché se la famiglia da una parte una se la sceglie, dall'altra parte eh, non se la sceglie, anzi scusate, dall'altra parte se la sceglie come abbiamo fatto noi sposando un progetto così importante e così grande. Grazie. Adesso voglio presentarvi altre quattro persone, perché come sapete è qualche settimana che io sto facendo un appello pubblico a chi vuole darci una mano. Perché vedete, noi avremo nel futuro gruppo parlamentare i parlamentari uscenti, spero quanti più possibile, perché sono quelli che hanno portato avanti tanti temi che avete letto nei 20 punti in questi anni in Parlamento, ma ci sono tante nuove opportunità per tante persone che vogliono partecipare a questo progetto. E noi potevamo scegliere di fare come le altre forze politiche, ci mettiamo i nostri. E invece ho deciso insieme a Beppe, a Davide, al resto del movimento di fare un appello pubblico e dire le migliori energie del Paese si facciano avanti. Le persone che vogliono dare un contributo e condividono i nostri valori si facciano avanti. E vi devo dire che le persone che sto per presentarvi, alcune si sono fatte avanti, hanno detto io voglio dare una mano, sono con voi e io gli ho proposto anche di candidarsi ai nostri collegi uninominali, altri addirittura si sono presentati alle parlamentarie e si sono sottoposti al voto degli iscritti. Ed è per questo che con enorme orgoglio e gratitudine. Voglio presentarvi uno ad uno il comandante Gregorio De Falco. Ha bisogno di presentazioni? Il presidente del forum delle associazioni italiane che si occupano di disabilità, Vincenzo Zoccano. tra le altre cose fondatore di TGcom e Sky TG24 Emilio Carelli Elio Lannuti dell'Adusbef E dovrebbe esserci in collegamento Gianluigi Paragone. Ciao Luigi. C'è, aspetta Gianluigi, che adesso ti do la parola. Vorrei raccontarvi com'è andata. Velocemente, con un flash. Con Gianluigi, io ho partecipato a tantissime trasmissioni. Gianluigi Paragone mi intervistava e io rispondevo alle domande. E poi ho letto il suo libro sui problemi delle banche, sul, su quello che hanno fatto le banche in questo paese, sulla speculazione finanziaria. Poi un giorno ci siamo incontrati e lui mi ha detto: Guarda, io voglio partecipare alle parlamentari, voglio candidarmi con voi. E ha deciso di, fare, di cliccare, come tanti di noi, e i risultati ovviamente li conosceremo stasera. Vincenzo Zoccano l'ho conosciuto ad un evento a Trieste. È venuto lì ad ascoltarmi, parlavamo di imprese, ci siamo conosciuti poi nel, dietro le quinte e mi ha detto io voglio dare una mano, ci sono e sono con voi e voglio portare il bagaglio di conoscenze legato al Forum nazionale che riunisce le associazioni del, che si occupano di disabilità, ma mi ha detto anche... Io non voglio venire lì per occuparmi solo di disabilità, perché tutto il Paese ha dei problemi che devono essere a misura di cittadino e a maggior ragione di cittadino che ha delle disabilità. Emilio dice che è stato conquistato dai nostri valori. Io vi devo dire che è una persona con cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Sempre stata una persona molto disponibile e io lo ringrazio perché ci permette anche di dire una cosa: posso fare una battuta, Emilio? Berlusconi dice che siamo degli incompetenti, ma Emilio ha fondato due dei suoi TG e <ride> si candida con noi. Ed è una persona veramente di cuore che ringrazio per averci messo la faccia, il comandante De Falco. Il comandante Gregorio De Falco si è presentato alle parlamentarie e i nostri iscritti selezioneranno la sua candidatura. Ma è una persona che io ho imparato a conoscere soprattutto in questa vicenda, in questi, in questi momenti, di una grande e profonda umiltà e porta con sé le competenze, un bagaglio di esperienza di un corpo che ha fatto grande il nostro Paese negli anni e lo ringrazio per, aver, per portarle nella nostra esperienza queste competenze. Elio Lannutti lo conosciamo, è stato in campo con noi tante volte, sul campo con noi per le battaglie sulle banche per le battaglie legate a Monte di Paschi di Siena. Quante volte abbiamo lavorato insieme? Ha lavorato insieme ad Alessio, Daniele, gli altri della Commissione come Carla e tanti altri in Commissione Finanze. E anche lui si è presentato alle parlamentari. In bocca al lupo Elio, perché è un'altra di quelle persone che farà parte delle nostre liste. A Vincenzo e ad Emilio invece ho chiesto di candidarsi nei collegi uninominali insieme ad altre ad oltre 300 persone che conoscerete tutte nella prossima settimana, e ognuna di loro rappresenta il territorio, un'istanza, una battaglia. Persone che faranno tremare i polsi ai partiti che credono di aver già vinto negli uninominali. A loro vorrei lasciare la parola e vi chiedo. Vi chiedo di accoglierli nella nostra comunità come abbiamo sempre fatto con tutte le nuove persone che volevano darci una mano, perché anche loro, come voi e come tanti altri, faranno la differenza nella campagna dei prossimi 40 giorni che potrebbe portarci al governo del Paese. Do la parola a Vincenzo. Posso chiamarti già Presidente? Allora, buonasera a tutti voi amici cari e amiche. Io è davvero un onore per me, credetemi, è un onore per me eh, aver accettato l'invito eh, di Luigi, ma perché è da tempo che seguo il movimento un po' eh, da vicino, per così dire, e ho notato tante cose, ma ho notato tre cose fondamentali qui tra noi e tra voi. Testa Cuore, lo ha detto prima il nostro leader, ma anche buonsenso e competenza, la famosa competenza. Ma guarda un po'. Si perde tempo ad attaccarci sulla competenza e vabbè, pazienza, vuol dire, che, vuol dire che noi parleremo delle cose che sappiamo fare, che vogliamo fare per rendere grande questo paese, perché siamo cittadini fra i cittadini. Io l'ho detto, eh, detto prima, Luigi, non vorrò parlare solo di disabilità, anche se la disabilità me la porto addosso. Cerco di guardare lontano, è detta da un cieco fa un certo effetto. Sei un grande. E allora io, è certo, sono non vedente, però sono anche un cittadino fra i cittadini. Il movimento ci ha dato la possibilità e lavorerà e lavoreremo non più, non più, come dire per le persone con disabilità, vedete la lingua italiana come strana. Cosa fa una particella? Non lavoreremo per, ma lavoreremo con le persone con disabilità e lavoreremo Lavoreremo con i cittadini e non per i cittadini, non faremo norme calate dall'alto e non finanziate, perché poi tutti dicono abbiamo finanziato il dopo di noi, abbiamo fatto l'autismo, abbiamo fatto tante leggi e dove sono i finanziamenti di queste leggi? È come se io dicessi a mio figlio tu ti serve la scuola, ti serve, eh, eh, ti, ti serve l'istruzione, la formazione, però ti do solo 20 euro, gli altri 200 li metti tu. E io dove li vado a prendere questi, questi 200 euro? Invece vedete, eh, non si fanno le leggi senza avere le coperture finanziarie, senza pensare a quello che si fa, perché si prende in giro la persona. Allora, aboliamo il di più, lavoriamo sicuramente perché ricordiamo bene poi. Dove vive bene una persona con disabilità, viviamo meglio tutti e grazie a un voto dato al Movimento 5 Stelle, e, 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 sicuramente sarà un voto che renderà l'Italia grande, torneremo grandi. Lo, lo, lo dobbiamo dire con forza e con orgoglio. Viva l'Italia! Buonasera a tutti e lo ha già detto molto bene Luigi, sono qui perché sono stato veramente conquistato dai valori del Movimento 5 Stelle, il valore dell'onestà, il valore della trasparenza, della lotta agli sprechi, della lotta alla corruzione, di una politica nuova, diversa dai vecchi partiti politici. E il programma che è stato presentato questa sera conferma questi valori perché è un programma che nasce dal basso, che nasce da tutti noi, da tutti voi partecipato, un programma scelto un programma che potrà cambiare veramente l'Italia, di questo me ne sono convinto e mi convinco ogni giorno che passa vivendo questa nuova avventura e poi sono anche convinto di una cosa che ormai solo il Movimento 5 Stelle può cambiare questo paese, perché tutti gli altri ci hanno provato ma il bilancio il bilancio non dimentichiamolo e di questo ne sono convinto e sotto gli occhi di tutti, il bilancio è di 20 anni di promesse non mantenute, 20 anni di promesse non mantenute. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Gregorio De Falco. Qualchecuno già, come diceva prima, Luigi Di Maio, qualcuno mi conosce? Qualchecuno mi conosce? può immaginare quindi che per me il termine coerenza si basi sul rispetto tra dichiarazione e fatti. È tutto qui. Solo due parole, solo due parole che non vogliono essere assolutamente altro che un ringraziamento per l'affetto, il calore e talvolta anche la stima con cui mi avete accolto nella vostra associazione, partecipa. Ecco, quello, il partecipare, è il punto di partenza della democrazia. Scegli, è l'esercizio della democrazia. E poi il resto vedremo, ma si dovrà fare. Quell'ultimo. Grazie. Buonasera, Beh, per me è un grande onore essere qui questa sera in un posto, l'Abruzzo, io sono nato a pochi chilometri da qui, da Val di Sangro, sono dovuto emigrare per pagarmi gli studi, ho fondato l'Adusbef, una delle associazioni che difende i diritti, da 30 anni sono dalla parte della povera gente contro i manutengoli del potere e sono onorato di far parte di quella setta ossessionata, qualcuno è ossessionato dal Movimento 5 Stelle, noi saremmo la setta, gli incompetenti, quando i competenti si sono mangiati. Questo paese divorato dalla corruzione, dalla illegalità, dalla mancanza di libertà di stampa. Sono onorato dell'amicizia di Luigi Di Maio, dall'amicizia di un grande uomo che non c'è più, che si chiama Gianroberto Casaleggio, un visionario mite. E io ringrazio Davide, il figlio, e tutti quelli che credono ai valori di onestà, di legalità, di bene comune e di interesse generale. Grazie a tutti, noi, la banda degli onesti, noi della setta, dobbiamo cambiare questo paese, gli dobbiamo restituire l'onore la dignità, la trasparenza. Grazie, grazie Luigi. E adesso voglio lasciare la parola a Gianluigi Paragone che ci sta ascoltando. Gianluigi. Sì, buonasera, ciao a tutti. Mi dispiace non essere lì con voi, ma stasera suonerò e canterò per beneficenza. Sono piccole cose che però danno grande significato ad una comunità. Poi da domani invece mi piacerebbe cantarle e suonarle a chi ha creato disoccupazione e ha cancellato i diritti, per esempio. Mi piacerebbe cantarle e suonarle a chi ha promesso meno tasse per tutti e invece è stato condannato per frode fiscale. Mi piacerebbe cantarle e suonarle al potere bancario e finanziario che si sta mangiando il nostro, i nostri risparmi, il nostro futuro. Io ho detto che il movimento. È come un foglio di carta bianco su cui cominceremo a scrivere un'altra storia, quindi non volevo rimanere fuori. Grazie a tutti. Grazie. Questo, questo è solo l'inizio. Voi lo sapete che la campagna, quella dei prossimi 40 giorni, sarà impegnativa, ma sarà... Ancora più impegnativo mettersi al lavoro il giorno dopo per cambiare tutto, è quello che vogliamo fare, lo faremo con le professionalità, lo faremo con l'entusiasmo e lo faremo con il cuore, che ci metteremo in ogni cosa che porteremo avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Decideranno gli italiani se mandarci al governo, ma noi dovremo mettercela tutta, perché non dovremo avere nessun rimorso, nessun rimpianto, i prossimi mesi saranno i mesi fondamentali non per il movimento, ma per gli italiani. Ci siamo noi e ci sono tutti gli altri che ci attaccano ogni giorno. Continuino pure ad attaccarci. Hanno ragione, siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d'Europa. Fanno bene ad avere paura. Fanno bene ad avere paura. Un grazie, un grazie a tutti voi per essere stati qui e soprattutto non perdiamoci di vista, perché saranno mesi impegnativi e ognuno di voi è chiamato a dare il massimo. Buonasera, partecipa, scegli, cambia.